Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento su Mario Power Tennis. Nel video di oggi ci sarà lo scontro decisivo con Leo per il rango primo dei professionisti e poi si va all'Open dell'isola, dove ci saranno le sfide più agguerrite. Ora, Leo è un avversario molto molto tosto. I suoi super colpi sono devastanti e fa delle palle curve micidiali. Inoltre si sono aperti anche dei nuovi minigiochi che ho già provato, ma nulla di che, non vi preoccupate. Ad ogni modo, vediamo un po', devo prendere un super colpo, eccolo qua, difesa veloce. Invece di fare attacco poderoso provo colpo preciso, vai. Quello di attacco e quello di difesa è difesa veloce, vai. Decidiamo chi deterrà il primo rango, chi invece rimarrà al secondo e se sono degno di andare all'open dell'isola. Tra l'altro posso anche evitare di affrontare Leo o farlo vincere e andare comunque all'open dell'isola. Mi sa che il gioco ha previsto questa possibilità perché è un avversario molto forte, davvero davvero ostico, tanto per cambiare. Davvero davvero forte. Bene. Guarda che palle curve che fa. È pauroso. È spaventoso sto tizio. Guarda più che tiro che fa potente. Vai, rinculo incredibile. Ma mo tocca a me, Mo tocca a me, aspettati. Sì, questo era una difesa, mi sa. Non un tiro poderoso, però io avrei fatto il tiro non da difesa, ma il gioco ha detto no. Va bene, no, cosa ho fatto? Perché mi sono spostato? Tra l'altro, questo gioco è molto preciso con le hitbox, con i comandi e tutto. Quindi, se mi fa il super colpo di andare a difendere la palla e non di attacco, perché è in automatico, in questo caso è in automatico, l'ho scelto, il gioco mi dice, no, guarda, ti faccio la difesa perché non sei abbastanza vicino alla palla o perché la palla ti ha già superato. Questa non è facile, Ecco. Dai, questo vantaggio interno. Vediamo di fare punto. Ecco, infatti, tipo adesso mi ha fatto la difesa. Perché la palla ormai stava a Capracanolo. Eccolo qua, è il gioco 1. Mamma mia, se è difficile questa. Ah, accidenti! Comunque sia, se non hai un super colpo difensivo, c'è sempre un margine di difesa quando fai il colpo offensivo. Tipo il personaggio salta di lato per prendere la palla e fa il colpo. Ma non è una certezza assoluta. Eccolo qua, ora è andato per fortuna. Vai, ora! Bene. Ok. Bene. Era necessario impostarlo qui un super colpo difensivo perché ragazzi sto tizio è una mina. È pericolosissimo col super colpo che c'ha. Bene, bene, bene. Devo migliorare il super colpo però di precisione. Devo migliorare la velocità, la difesa, tutto devo migliorare. Se metto anche quello difensivo, ovviamente. Non posso lasciare i parametri sballati come ce li ho ora. Bene. Wow. No!
Oioi, forte, forte. Bene. Buono. Avanti, ti volevo qui. Ok. Boh, che botta. Buono sto super colpo, molto buono. È quasi un punto assicurato. Beh, contro Leo, certo. Ma lui ha un super colpo difensivo che gli va a riprendere la palla da tutte le parti, quindi è pericolosissimo lui se usa il difensivo. L'avevo quasi persa quella. Bene. Buonissimo. Dai, andiamo amico, andiamo. Mamma mia. Vai. Ora. Sì. Ci siamo. Dai Leo, finiamo questo scambio. Lasciati battere. Grande. Wow, fortissimo lui. Fortissimo. Oioi. Davvero difficile come avversario. Andiamo con il controllo e con la volée. Oddio, top speed. Oddio, lo slice dovrei migliorare. Certo, non è però che posso arrivare all'open dell'isola a livello 50 pur di migliorare gli altri parametri. Leo ha perso. Il numero uno della classe professionisti, nonché il nostro capitano? Olivia. È triste ammetterlo, eppure è così. Non credevo che sarebbe mai potuto succedere. Riconosco la tua vittoria, Max. Il primo rango del singolo professionisti è tuo. L'unico nostro numero uno rimasto in carica è nel doppio. Lo aiuteremo con tutte le forze. Dai, Leo, non piangere, su. Hai giocato bene. Hai battuto Leo nel singolo. Era il simbolo dell'Accademia. Ora devi prendere il suo posto. Ma non potrai essere campione fino a che non vinci l'Open dell'isola. Ecco la medaglia dei singoli dei professionisti. Complimenti per il titolo di numero 1, Max. Bene. Olè. Sei già nell'Open dell'isola. Ottieni anche il titolo di numero 1 dell'Accademia. Piccola curiosità, se non si batte Leo e si decide di andare direttamente all'open dell'isola, la cerimonia sarà leggermente diversa. Attenzione, c'è il signor direttore che l'abbiamo visto una sola volta in tutto l'arco del gioco. Ci avete fatto vedere davvero un bel tennis, magnifico! Il direttore ne sa pacchi, Guarda che fisico sportivo che c'ha, da mangiatore di pizza professionista come me. Nell'incontro di qualificazione hai messo Leo alle corde, che tennista eccezionale. Sembrava che i partecipanti dell'Open dell'isola fossero già disegnati, vero? Io e Max saremmo i rappresentanti dell'Accademia nel singolo. E parteciperà anche Leo, che si è classificato al secondo posto l'anno scorso. Sì, Leo ha giocato bene l'anno scorso. Peccato che abbia perso con Lucio della Grande Elite. Lucio? Lupo? Sono certa che quest'anno dell'Accademia vincerà, direttore. I giocatori della Federazione e dell'Imperial rimarranno di stucco di fronte ai nostri supercolpi. Devo allenarmi ancora un po', sì. Soprattutto di fronte ai miei supercolpi. Cos'è la piroetta, Max? Se i nostri avversari li vedessero rimarrebbero pietrificati. Sì, perché rimarrebbero piegati a vomitare. Ok! E se allora subissero uno dei supercolpi di Paola, hanno una potenza stupefacente. Questo qui è molto... legato a Paola e Geremia. E Paola è legata a Geremia. C'è una love story tra quei due, lo so per certo. Vorrei che tutti voi partecipaste all'open dell'isola, perché ve lo meritate davvero. Ma non si può fare allora. Chiama qualcun altro da fuori e fallo venire a giocare con gli avversari. Ma sfortunatamente non è possibile.
Daphne già si è rassegnata. Conosciamo perfettamente il regolamento e per questo ci affrontiamo, per andare all'Open. Sì, e i nostri rappresentanti porteranno in campo con loro anche un pezzettino di noi. Non è vero, io andrò per conto mio, per vincere io, non per vincere l'Accademia. Grazie Daphne, grazie a tutti. Beh, dobbiamo metterci in marcia ora, direttore. Lei viene sempre a incoraggiare gli allievi prima della partenza per l'Open dell'isola. Sei sempre solito, Leo. Ah, è arrivato l'Open. Approfittate di cosa? Mi auguro che partecipiate per vincere, vero ragazzi? Eh certo, se no che stiamo a fare, se no a a pettinare le bambole. Proprio quello che volevo sentirmi dire. A chi sorte, a chi sporte, dice un vecchio proverbio. Lo conoscevi? Eh sì. Significa che l'esito di una battaglia è piuttosto casuale. Interessante, vero? No, perché, cioè, è interessante sì, ma non è vero. Quindi non è tu non mi stai chiedendo se è vero o se è interessante. Perché la battaglia la vince chi c'ha i numeri più grossi e i combattenti più bravi, ovvio. Il destino deciderà chi sarà il vincitore. Giusto. Se però giochi bene, vinci. E allora perché stressarsi tanto prima di un incontro se il destino è a dire l'ultima? Boh. Se un giocatore è sotto stress, si deconcentra e subisce delle sconfitte che potrebbe evitare. Benché ti sia sforzato molto, non hai ancora dimenticato la sconfitta dell'anno scorso, vero? Leo, hai perso all'Open l'anno scorso, che peccato. Dovete trasformare la paura della sconfitta in voglia di vincere e ritrovare il piacere di giocare. Partecipare all'Open dell'isola dimostra chiaramente che siete i migliori tennisti dell'Accademia. I giocatori che non partecipano all'Open avranno fiducia in voi. Cioè hanno, non avranno. Già ce l'hanno, perciò fate del vostro meglio. Nessuno avrà da ridire sul vostro modo di giocare, perché voi siete i migliori dell'Accademia. Giusto. Grazie direttore, abbiamo capito bene il senso delle sue parole. Cercherò di divertirmi all'Open dell'isola e di non preoccuparmi dei risultati. Però cerca anche di fare un buon risultato. Il mio desiderio è che giochiate con impegno ma a cuor leggero. E ora si parte! Ma veramente no. C'è ancora un po' di preparativi. Ci sono dei preparativi da fare. No, direttore, aspetti, direttore! Noi non possiamo venire a fare il tifo. Perché, poverini, venite! Mi raccomando, mettetecela tutta. Ma perché? Samantha, diglielo tu. Oddio, la segretaria! L'autobus è pronto. Come? Non avete ancora capito? Lei si aggiusta gli occhiali intanto. Il direttore ha affittato un autobus per portare i tifosi dell'Open all'isola. È vero, signor direttore? Ma certo. Ha fatto in modo che anche i non titolari dell'Open dell'isola possano raggiungere il torneo. Allora anche noi potremmo andare a fare il tifo all'Open? Sì, ha appena detto 3 volte di sì. Il tifo è indispensabile, certo. Si parte, ma... Ok, io vado con la segretaria, Mi metto vicino a lei. Però, dicevo... io vorrei... Ma scusami... Ma sono rimasti lì i nostri amici? Hanno fatto il ponte sullo stretto? Chiedo scusa. Pessima. Eccoci all'isola. Leo è stato qui l'anno scorso, ma per te Max è la prima volta, vero? Questo è un grande evento annuale in cui si sfidano i migliori campioni. Fate appello al vostro onore e mettetecela tutta. Saranno incontri di fuoco. Se penso a ciò che succederà attorno di quest'anno, non sto in me dall'emozione. Leo e Max, a voi il compito di mostrarci incontri mozzafiato. Il preside arde di passione. Direttore, è ora di andare. Vabbè. Facciamo tardi. Ma come? È già così tardi. Sta per cominciare la cerimonia d'apertura. Io vado perché devo fare il discorso. E voi ragazzi, mi raccomando, non arrivate in ritardo.
Sta per cominciare la cerimonia, presto andate. Dichiaro aperto il torneo di singolo dell'Open dell'isola. E c'era bisogno di fare quel discorso per dire due paroline in croce? Giuro di combattere realmente secondo i principi dello spirito Sparteva. Non so chi tu sia, ma mi stai antipatico. Ok, è appena finita la cerimonia. Questo ripulisce, spero ti paghino anche i contributi, amico mio. Se no la pensione la vedi quando muori. Allora, vediamo un po' un attimino cosa fare. Dove devo andare? Attenzione, dei giornalisti! Sei qui da poco, vero? La cerimonia era così emozionante da lasciarti senza parole? C'è ancora tempo prima dell'inizio dell'incontro. Sono tornati tutti i propri cottage a riposare. Tu sei dove è tuo? No, veramente. Allora te lo spiego. Oh, mi fanno anche da accompagnatori. Va bene. Siete molto simpatici voi. Mi piacete. Ah, quindi posso anche esplorare l'isola. Guarda, mi ricordavo proprio per niente. Ok, sono degli atleti questi. Questi dell'Accademia, della Federazione, dell'Imperial e del Grande Elite. E di cottage di assistenza medica. Nel caso ti rompi le braccia e le gambe. Io voglio un attimo. Non posso andare a vedere dove voglio io, perché siete cattivi. Qua c'è il campo. Ma se io volessi tipo allenarmi prima dell'incontro, non si può? Qua ci stanno i medici. Hai dolore? No. Chi è questi? Stiamo facendo una riunione tecnica. Sei pregato di uscire? Dai, fammi parlare con te. Siamo amici, no? Uffa, ecco un altro. Che cosa fai qui? Sono venuto a fare amicizia. Stiamo facendo una riunione tecnica, pure voi. Vabbè, insomma, comunque ci sono due ragazze lì che è importante. Oddio, c'è Chun-Li! Ma quella è Chun-Li! Attenzione! La voglio tra le giocatrici! La voglio in squadra, cioè, non lo so, nel doppio magari. Oh no, adesso c'è un Game Boy. Fammi andare a giocare prima di fare l'incontro. Beh, non è qui, non importa. Ok, Leo quindi si giocherà al secondo turno. Ok, mi riposo anch'io, dai. Ok, e questo è il menu perché il gioco mi ha fatto salvare. Ad ogni modo, amici miei, nel prossimo video, se non posso tornare all'accademia, perché non ricordo se si può, inizieremo l'open. Ormai ci siamo. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione tutti quanti i link utili, e noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!